l'altro magistrato Gian Giacomo Ciaccio Montalto è stato ucciso dalla mafia in Sicilia. L'assassinio è avvenuto a Valderice, sulle pendici del monte che sovrasta Trapani. Da 12 anni era sostituto procuratore della Repubblica e di quella città. Era considerato un magistrato scomodo per aver istruito una serie continua di processi di mafia e accusato più volte i politici del Trapanese di essere legati a interessi economici con personaggi della malavita. Era stato il primo giudice ad avviare un'inchiesta sugli appalti per la ricostruzione del Belice. I funerali di Gian Giacomo Ciaccio Montalto avranno luogo domani alla presenza del Capo dello Stato e con la partecipazione di tutti i componenti del Consiglio Superiore della Magistratura, che terranno anche una assemblea straordinaria al Palazzo di Giustizia di Palermo. In un telegramma inviato alla vedova del magistrato assassinato, il Presidente della Repubblica Pertini esprime il suo cordoglio e quello della nazione con la promessa di tutto l'impegno delle forze dello Stato affinché il sacrificio del loro congiunto non risulti vano. L'accordo sul costo del lavoro continua ad essere oggetto di attente analisi da parte dei leaders dei partiti. Nell'area della maggioranza governativa si ribadisce che l'intesa raggiunta rafforza la coesistenza del quadripartito e pone in evidenza la necessità di recuperare alla libertà contrattuale ampi spazi da utilizzare per una più adeguata attenzione alla professionalità e al merito. Il segretario del Partito Comunista, Berlinguer, in un articolo che apparirà domani sull'Unità, precisa la posizione del Partito Comunista. L'accordo, pur con i suoi limiti, è servito a bloccare le minacce contro le conquiste operaie. Vi è anche una precisazione della segreteria della Federazione CGIL CISL UIL. Riguarda la parte relativa alla scala mobile dell'accordo governo-sindacati. Si sottolinea che l'adozione del cosiddetto punto pesante deve essere realizzata con le modalità effettivamente concordate. Queste prevedono che la frazione di punto di incremento del costo della vita inferiore all'unità, che non dà luogo a scatto della contingenza, deve essere recuperata nel trimestre successivo per determinare poi i relativi scatti di contingenza. E questo, precisa un comunicato della Federazione Unitaria, un punto decisivo di un accordo lealmente pattuito. Domani si riunisce a Montecitorio il Comitato dei Nove, nel quale sono rappresentati tutti i gruppi parlamentari, per esaminare gli altri emendamenti da apportare al provvedimento per la tutela della libertà sessuale. Oggi la Camera ha esaminato il primo articolo della legge con l'approvazione di un emendamento democristiano. A seguito di questa votazione, l'onorevole Mariangela Bottari, comunista, relatore del provvedimento, si è dimessa dall'incarico, ritenendo che le modifiche apportate rappresentano un passo indietro rispetto alle posizioni di partenza espresse dai diversi gruppi politici, compreso il gruppo democristiano. In serata, il sottosegretario alla giustizia Scamarcio ha tenuto a precisare che la sua dichiarazione a favore, fatta a nome del governo, era espressa, al di là delle sue convinzioni personali, in rappresentanza del ministro D'Arida e ciò in relazione a un corretto adempimento istituzionale. Gli Stati Uniti sembrano disponibili a trovare un'intesa con gli europei sugli euromissili con una soluzione anche diversa dall'opzione zero. Lo ha fatto intendere oggi a Bruxelles il negoziatore americano Paul Nitze e negli ambienti vicini alla Casa Bianca si ritiene che sarà lo stesso Reagan ad assicurare gli europei sulla sua volontà di ottenere un accordo con l'Unione Sovietica per una riduzione degli armamenti nucleari. Reagan parlerà alle 3 di notte, ora italiana, alle Camere riunite del Parlamento per il tradizionale messaggio sullo Stato dell'Unione. La dottoressa Concetta Infantino, di 41 anni, titolare di una farmacia a Brancaleone Calabro, un centro del versante ionico del Regino, è stata sequestrata poco prima delle 20. È rimasto ferito il marito che aveva tentato di opporsi ai rapitori. Continuano a preoccupare i dati sull'andamento del costo della vita in alcune grandi città italiane. Confermano una tendenza di netta accelerazione del rialzo dei prezzi in gennaio. L'indice più preoccupante è quello di Milano, che segna un aumento del 2,1% rispetto a dicembre. È un dato che ripropone in termini preoccupanti le prospettive di un rapido rientro dall'inflazione.
Domani e dopodomani serrata dei negozi a Napoli per protesta contro il racket della camorra e la violenza organizzata. Alla manifestazione hanno dato adesione le organizzazioni sindacali confederali e la Lega delle cooperative. Al Teatro Eliseo di Roma, la compagnia di Anna Proclaimer presenta Le piccole volpi di Lillian Hellman. A parere unanime si tratta del testo migliore che la Hellman abbia mai scritto per la scena e che narra la cruda storia della fortuna di una famiglia americana e della crisi che la coinvolge in un continuo ribaltamento di situazioni. A Roma, al Teatro dell'Opera, va in scena Idomeneo di Mozart. È diretto da Peter Nag, che ha una lunga consuetudine con questo importante capitolo del teatro musicale. Protagonista di Idomeneo, melodramma che Mozart compose nel 1781, è Hermann Winkler, uno dei più quotati interpreti del ruolo. Quinto centenario della nascita di Raffaello. Il programma delle manifestazioni vaticane prevede un convegno dal titolo Raffaello a Roma, che avrà luogo a partire dal prossimo 21 marzo, un eccezionale allestimento della Cappella Sistina, dove saranno esposti gli arazzi di Raffaello detti della Scuola Vecchia, e, agli inizi del prossimo anno, una mostra dedicata a Raffaello e al suo ambito. A Siena, il 27 gennaio, una mostra dedicata all'artigianato femminile senese nel tempo. In coincidenza con la mostra avrà luogo, nella sala di Palazzo Patrizi, un convegno dal titolo Al femminile, artigianato, moda e costume.